Il vostro sogno è di diventare re dei pirati? Volete farlo inoltre in grande stile, indossando i panni del protagonista assoluto della serie? Quale sarà allora la lista che potrà fare al caso vostro, sfruttando al meglio l'effetto del leader in questione? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dal super pre-release che ha visto l'arrivo del TCG di One Piece in Italia, il colore rosso mi ha sempre affascinato, soprattutto per la sua capacità di assegnare donne esauriti ai vari character o allo stesso leader presenti sulla mia plancia di gioco. Luffy, infatti, da quando il primo set è finalmente giunto sui tavoli delle fumetterie, mi ha sempre accompagnato, regalandomi soddisfazioni che a forza di utilizzarlo sono cresciute sempre di più. Ed è proprio in questo video che vi proporrò la mia personale lista che tuttora utilizzo nei vari local della zona. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Luffy Rosso. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come al solito dal leader, che nella vostra fase principale, una volta per turno, potrà assegnare un don esaurito o a se stesso o ad un character alleato. Sembra poco, ma posso assicurarvi che utilizzare una risorsa che in altri casi non potrebbe essere utilizzata vi darà un vantaggio davvero sleale. Scopriremo fra poco come questa abilità si sposerà alla perfezione con alcuni personaggi presenti nel deck. Inoltre, come per ogni leader monocromatico, anche qui ci saranno i soliti 5000 punti di forza con 5 vite a supporto. Vediamo assieme quindi questa profile partendo come di frequente dal reparto blocker, che vi potrà tornare utile in diverse situazioni di gioco, dato che il più delle volte ho utilizzato gli elementi appartenenti a questo compartimento anche per difendermi da assalti rivali che avrebbero rappresentato per me una sconfitta certa. La doppia copia di Chopper vi darà il benvenuto in questa decklist e nel settore blocker. A costo 1, con 1000 punti di forza, il medico della ciurma di cappello di paglia possiederà la sola parola chiave blocker a supporto. Stop! Nel deck non ci saranno ulteriori bloccanti se non questi due elementi. La presenza di tale personaggio sarà data dal fatto che, nelle primissime fasi di una partita, arginerà per quel che potrà le offensive rivali, fornendo inoltre ulteriore supporto difensivo in situazioni molto delicate anche nelle fasi finali di un match. Non mancheranno comunque dei supporti che, attraverso i loro counter più 2000, forniranno un pilastro aggiuntivo per mantenere al sicuro le vostre vite. Le tre copie di Masked Deuce apriranno le danze. Costo 2, con 3000 punti di potenza, quando attaccheranno, assegnandogli due don, andranno a mettere KO un character avversario con forza pari a 2000 o inferiore. Da utilizzare unicamente come counter, dato che ci sarà un personaggio più forte a livello di effetto, lo vedremo fra pochissimo, che di sicuro vi tornerà molto più utile. Ci crederete se vi dico che da quando gioco Luffy in OP02 lo avrò utilizzato in campo forse una sola volta? Quartetto per Makino, che a costo 1 e con 0 punti di forza nella vostra fase principale andrà ad aumentare di ben 3000 il valore di potenza di un personaggio con valore di giocata pari ad 1 sul terreno. In questo caso invece, a differenza di Masked, diverse volte l'ho impiegata per potenziare delle Nami ad esempio, in modo tale da minacciare le vite rivali per quel che bastava. Quindi sia in fase di difesa che di offesa, la barista rappresenterà il coltellino svizzero pronto all'uso di questo deck. Singola copia per Sanji, che nella vostra fase principale, una volta per turno, vi permetterà di aggiungere una carta dalla pila delle vite alla vostra mano, conferendogli ben 2000 punti di forza, vedendogli inoltre assegnare due ulteriori don esauriti in campo. Anche in questo caso, come per il mascherato, ho utilizzato il biondino per uno scopo puramente difensivo, a parte in qualche occasione dove aggiungere una carta in più in mano dalle vite mi ha dato respiro, aumentando le chance di incastrare giocate pericolose che diverse volte mi hanno anche permesso di raggiungere la vittoria finale. Quindi, a seconda della vostra situazione, regolatevi di conseguenza.
Quadruplice copia anche per Otama, che possedendo le stesse statistiche di Makino, una volta entrata in gioco, andrà a ridurre di 2000 punti la forza di un character sotto il controllo avversario. Otama è a tutti gli effetti il personaggio che andrà giocato con il suo counter solo ed esclusivamente in casi critici, anche perché attorno a lei e alla sua abilità orbiteranno diverse carte che fra poco vedremo. E a proposito della riduzione della forza, ci sarà un altro elemento che vi tornerà sicuramente utile per abbattere muri rivali che si frapporranno fra voi e le vite avversarie. Le altre 4 copie di Gordon saranno votate completamente allo scopo. Costo 1 e 2000 punti di potenza nella vostra fase principale potrà essere posizionato in fondo al mazzo per abbattere di ben 3000 punti la forza di un personaggio sotto il controllo di chi vi giocherà contro. Fortissimo, a mio parere, è stato fondamentale per permettere ad altri elementi del deck di svolgere il loro compito senza problemi. Ora, dopo aver visionato una bella fetta di lista attraverso la fase difensiva e la riduzione forza, esploriamo il compartimento ricerca, che presenterà 2 personaggi che saranno fondamentali per velocizzare ed ottimizzare la vostra strategia di gioco. L'ennesimo quartetto di Nami vi permetteranno, una volta scese in campo, di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, rivelandone una tra esse con tratto Straw Hat Crew da aggiungere alla mano, riposizionando infine le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. La navigatrice sarà il sempreverde nel mazzo rosso, soprattutto se giocherete un deck con una buona presenza di membri della ciurma di Cappello di Paglia al suo interno. Altre 4 copie per Curly Dadan, che con i suoi 3000 punti di forza, costo 2, avrà un effetto identico a quello di Nami, bersagliando in questo caso però un personaggio rosso con valore di giocata pari ad 1. Ottima per recuperare elementi come i Chopper, le Otama, le Makino, i Gordon o le stesse Nami. Quindi, prima di passare alla fase offensiva, facciamo tappa nel dipartimento Spacco cose sul terreno, che vedrà 2 elementi farne parte. Le 4 copie di vista vi permetteranno, una volta entrate in campo, di mettere KO un personaggio con forza pari a 3000 o inferiore. Con altrettanti punti potenza, a costo 3, inoltre, potrà tornarvi utile per sferrare attacchi ai danni dell'avversario attraverso l'assegnazione di 2 don. Altro quartetto per Nico Robin, che con lo stesso costo di vista, possedendo in questo caso però 4000 punti forza, vi consentirà di mettere KO un personaggio avversario con valore di potenza pari a 3000 o inferiore quando attaccherà assegnandogli un singolo don. Sia per la studiosa che per lo spadaccino di barba, carte come Otama o Gordon saranno validissimi alleati da utilizzare in combinazione, in modo tale da far cadere anche quei personaggi che in altri modi persisterebbero sul campo di battaglia. In più, attraverso l'effetto del leader, potrete assegnare un don esaurito alla Robin senza consumare risorse preziose che potrebbero tornarvi utili per potenziare la vostra manovra offensiva o difensiva. Passiamo ora all'artiglieria pesante, che attraverso i suoi attacchi andrà a mettere in crisi le difese di chi vi giocherà contro. La quadruplice copia di Zoro inizierà l'assalto. Costo 3, con la bellezza di 5000 punti di forza, lo spadaccino possiederà la sola abilità Rush a supporto. E non è affatto poco, dato che appena entrato potrà minacciare immediatamente le vite rivali. Altra quadruplice presenza per Luffy a costo 5, che con 6000 punti di forza, oltre alla parola chiave Rush, ignorerà i blocker avversari se gli verranno assegnati 2 don. Anche in questo caso, come per la Nico, per voi il suo effetto costerà un singolo don pronto, dato che il secondo potrà essere preso da quelli già esauriti grazie all'abilità del leader. La doppia copia di Barba Bianca chiuderà questo reparto character. Costo 9, con a corredare il tutto la straordinaria potenza di 10000 punti, il colosso, una volta entrato in gioco, andrà, grazie al suo effetto primario, ad aumentare di ben 2000 il valore di forza del leader, vietandovi di prendere vite attraverso gli effetti delle carte. Il secondario, invece, vi permetterà di mettere KO un personaggio rivale con forza pari a 3000 o inferiore quando attaccherete assegnandogli 2 don.
Anche qui, quando dovrete assegnare donna al possessore del frutto Gura Gura, varrà lo stesso principio svolto per le Nico Robin e i Luffy. Ora, dopo aver visionato per intero il reparto personaggi, scopriamo assieme cosa vi aspetterà in quello event, dove saranno presenti elementi che potranno sia tornarvi utili allo scopo di rafforzare le difese, che allo stesso tempo distruggere character avversari. Le quattro copie di Jet Pistol vi daranno il benvenuto nel reparto Event. A costo 2 nella vostra fase principale vi permetterà di mettere KO un personaggio avversario con forza pari a 6000 o inferiore, con la presenza di un trigger che ne attiverà l'effetto appena menzionato. Forte se la giocherete dalla mano, fortissima se la rivelerete dalla pila delle vite. In più Pistol sarà l'ennesimo elemento che entrerà in combinazione con Gordon e Otama, creando con quest'ultima il famoso duetto Otama-Jet Pistol. Infine le due copie di Gum Gum Red Hook chiuderanno questa decklist. Anche in questo caso a costo 2, nella fase di counter potrete aumentare di ben 4000 punti il valore di forza di un character o leader sotto il vostro controllo, mettendo KO di seguito un personaggio rivale con potenza pari a 4000 o inferiore. La presenza di un trigger, inoltre, vi permetterà di diminuire di ben 10000 punti il valore di forza di un character o leader avversario. Event, a mio parere, tra i più forti del colore rosso, visto che attraverso il suo effetto principale difenderà e distruggerà, avendo in più un round table incorporato in caso la rivelaste dalla pila delle vite. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? La strategia di base sarà sfruttare al meglio quell'unico Don esaurito, tenendo conto, come già accennato, che grazie all'abilità di Luffy Leader, effetti ad innesco come quello di Robin verranno letteralmente azzerati, mentre i Luffy a costo 5 vi permetteranno di perforare le difese avversarie attraverso l'assegnazione di un singolo Don attivo e l'altro esaurito. Letteralmente parlando, sconterete di un Don tutto ciò che verrà attivato attraverso la loro assegnazione. Se la cosa vi risulterà complessa da comprendere, vi assicuro che vi basterà giocare un singolo match per avere le idee immediatamente più chiare, esclamando un sonoro o almeno per me ha funzionato così. Se comunque avrete dei dubbi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per la fase offensiva saranno a disposizione le Nico, gli Zoro, i Luffy e i Barba con l'ausilio di eventuali Curly Dadan o Vista, assegnando loro due donne a testa, ma anche una Nami con Makino a supporto di solito vi torneranno utili per agevolare la manovra offensiva del mazzo. Per la difensiva, questo deck disporrà di un reparto composto da due blocker, rappresentati unicamente dai Chopper. Non saranno di certo grandi protagonisti nei match che giocherete, ma il più delle volte vi salveranno la partita assolvendo in pieno al loro scopo, bloccando degli attacchi molto pericolosi. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte da vedere il prima possibile saranno le Nami, gli stessi Chopper, delle Otama o Brook, all'occorrenza dei Vista se davanti vi ritroverete ad affrontare degli Zoro Leader, e uno dei due Event, preferibilmente il Pistol. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, Mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, Luffy si trova in un limbo, non essendo né top né low tier. Semplicemente potrà giocarsela contro tutti al meglio, anche se, parlando per esperienza personale, dei Barba e degli Ivan mi sono rimasti piuttosto indigesti. Per i Kinemon gestirete il match letteralmente ad armi pari, mentre per il nero e il viola, qualunque leader incontrerete, ve la batterete 70-30. Per la win condition, di sicuro, i Luffy imbloccabili e gli Zoro rappresenteranno la punta di diamante, con a supporto i Barba che, a suon di spinte, faranno letteralmente a pezzi le difese avversarie, ma c'è un concetto estremamente importante che voglio passarvi. Qui qualsiasi character, a parte i Chopper, i Gordon, le Makino e le Otama, potrà attaccare, dato che in certi match ho addirittura cercato di fare bait con le Nami. Quindi se avrete la possibilità, attaccate con tutto quello che avrete a vostra disposizione, sia per pulire la board, concetto altrettanto fondamentale da tenere in considerazione, che per minacciare le vite rivali. Mentre saranno a vostra disposizione la bellezza di ben 6 event, che aumenteranno la potenza dei vostri character o leader, spaccando soprattutto elementi avversari sul campo di battaglia.
Infine, per la fase counter ci saranno 12 più 2000, vedasi le 4 Otama, che di solito verranno combinate con i Jet Pistol, le Nico o i Barba, le altre tante copie di Makino che, all'occorrenza, potranno essere sinergizzate con le Nami, il singolo Sanji e i 3 Masked Deuce, che, per quanto riguarderà questi ultimi, verranno unicamente utilizzati a tale scopo. In più ci saranno 16 più 1000 con la presenza delle Nami, le Dadan, i Vista e le già menzionate Nico, che converrete con me, sarà meglio giocarle piuttosto che tenerle in mano. Nel mazzo saranno presenti 2 blocker che, all'evenienza, vi torneranno utili quando la situazione inizierà a diventare piuttosto spinosa. 12 personaggi con counter pari a più 2000, 16 con valore pari a più 1000, 6 event che distruggeranno character sulla board avversaria oltre che a supportare gli alleati presenti in gioco, una fase offensiva piuttosto aggressiva e pericolosa che potrà, in qualche caso, anche ignorare i blocker avversari e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, volevo ripetervi questo concetto fondamentale da tenere sempre bene a mente. Utilizzando il capitano, sarà come se usufruiste ad ogni turno di 11 donne a vostra disposizione invece che 10, dato che l'assegnazione di elementi già esauriti vi permetterà di riciclare risorse che altrimenti non potrebbero essere utilizzate, quindi considerate sempre questo fattore sfruttandolo a vostro favore nel migliore dei modi. Non dimenticatelo mai. Di sicuro Luffy è un leader atipico che raramente si fa vivo nei tornei, ma quando lo fa crea non pochi problemi a chi gli si para contro. Con lui ho sempre ottenuto un posto piuttosto alto nella classifica generale dei vari local e vi invito a dargli una possibilità per testare con mano il grande potenziale di Cappello di Paglia. E voi utilizzerete il protagonista dell'opera ideata dal maestro Oda sfruttando al massimo il suo effetto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.